Allora, i vecchi, tra virgolette, io dico i vecchi sono quelli che hanno più di 45 anni, adesso forse più di 40 anni, eh? Allora i vecchi sono diventati meno produttivi, perché non hanno più la flessibilità intellettuale che hanno i giovani, via i vecchi. E questo che è quello che abbiamo oggi è un problema all'entrata e all'uscita del mercato di lavoro. Abbiamo una disoccupazione molto alta tramite quelli che hanno più di 50 anni e una disoccupazione molto alta tramite la gente che ha meno di 30 anni. E questo fa della nostra società una società un po' brutale, che non dà un futuro. Quello che mi piace nel titolo Segnavie, è che è un po' come io definisco la politica. La politica, la funzione centrale della politica è di mostrare il futuro e di permettere alla gente di progettarsi nel futuro. E Segnavie è questo. E se dico questo, se abbiamo della disoccupazione all'entrata e all'uscita del mercato del lavoro, come si vede il futuro? Chi vede il futuro? Perché anche quelli che sono tra 30 e 50 non hanno futuro. Parlo della maggioranza, perché sappiamo che c'è la fascia alta della società che non ha problemi da tutto e che ha un futuro dalla nascita. Certo. Se posso permettermi, professore, un po' ha già detto a pezzi Bocconi qualche domanda che le avrei fatto successivamente. Proviamo un attimo a riassumere. Allora, abbiamo detto c'è una disoccupazione giovanile con una barriera d'accesso molto forte, c'è una disoccupazione fatta di 45-50 anni, magari anche specializzati, che una volta espulsi dal mercato del lavoro fanno fatica a rientrare, appunto perché le barriere di andata e di ingresso e di uscita dal mercato del lavoro sono sempre più alte. E in questo contesto tutti i paesi europei, prendiamo la famosissima lettera della BCE che ha mandato al governo italiano, diciamo, le autorità europee chiedono un innalzamento dell'età pensionabile. Allora, a guardarla fosse, diciamo, un disegno davanti a noi, sono dei pezzi che vanno ognuno per conto loro, un piede di qua, una gamba di là, un occhio su, un occhio giù. Come si fa a ridurre, come dire, in maniera organica a un progetto di legge, quindi poi a una capacità di risposta su un tema del genere? Perché davvero sembra che ogni classe anagrafica ha un problema diverso da quello della classe successiva o quella immediatamente precedente. Ci sono due problemi. Non bisogna scherzare con la gente dicendo adesso che non avete più lavoro bisogna lavorare fino alle 70. Appunto. Non si può dire questo. Se vogliamo... Se vogliamo che la gente lavora fino alle 70, e credo che la gente ha questo desiderio, almeno quella che ha un lavoro soddisfacente, che c'è un sacco di persone che hanno il desiderio di lavorare fino all'età massima, allora facciamo delle politiche per consentire questo lavoro. E tutto è legato, una condizione necessaria per
che i giovani sono occupati e che i vecchi sono occupati anche. Perché quando i vecchi sono occupati, allora non c'è altro per le imprese che di chiedere ai giovani. E viceversa. E viceversa. Bisogna risolvere uno dei due problemi. O la disoccupazione dei giovani o quella dei vecchi. Se facciamo in modo che non c'è più questo tasso di disoccupazione alto tramite i giovani, allora i vecchi sono riassunti dalle imprese. Il problema del lavoro dipende dalla domanda di lavoro. Dunque, se non c'è domanda, o se è sempre possibile di rimpiazzare un vecchio da un giovane che fa un stage, allora per l'impresa la decisione è presa velocemente, perché il vecchio costa molto, il giovane niente, allora prendiamo il giovane e mettiamo fuori sei mesi dopo, eccetera, eccetera. Dunque c'è questo problema che deve essere considerato veramente sul modo serio. Non abbiamo solamente una disoccupazione dei giovani, abbiamo anche una disoccupazione dei vecchi, e non è per caso, le due sono legate. E se siamo in questa situazione è che abbiamo una crescita troppo scarsa, una crescita troppo bassa, e abbiamo questa crescita troppo bassa adesso da più un quarto di secolo, in Europa parlo, non parlo negli Stati Uniti. In Europa, per una ragione un po' ovvia, l'Europa fa delle politiche dottrinali, fa anche delle costituzioni dottrinali. E dunque gli Stati Uniti sono il paese che è il più grosso produttore di dottrine al mondo, ma a uso esterno solamente. E l'Europa ci crede e usa. E usa queste dottrine. Il risultato è che fa male, ha una crescita bassa, ha perso dei punti a tutti i livelli, non ha mai avuto una situazione di piena occupazione dalla metà degli anni 70 e anche dall'inizio degli anni 70. Allora che 3 anni fa gli Stati Uniti erano in piena occupazione. E visto che siamo sull'argomento, abbiamo ancora una decina di minuti, spesso si parla anche in maniera abusata, intendo ovviamente nei talk show politici, quando si arriva alla fatidica domanda si dice ci vogliono politiche attive per il lavoro maggiormente efficaci, maggiormente orientate. Ecco, da economista, se lei dovesse suggerire una mini ricetta, cosa intenderebbe dire quando si parla di politiche attive del lavoro per affrontare anche una concorrenza che ovviamente si è amplificata enormemente negli ultimi anni? Non possiamo far finta o alzare le palizzate immaginando che l'Italia e l'Europa sia un mercato domestico dove ci si possano scambiare merci, beni e persone senza guardare cosa accade fuori. La concorrenza cinese ovviamente, soprattutto su un paese come l'Italia, con molte settori manifatturieri in concorrenza, lavorando spesso sul prezzo, ovviamente è un tema che non si può eludere. Ecco, se lei dovesse suggerire un paio di ricette, a cosa farebbe? Se fosse un legislatore. So fare la pasta, ma per le ricette che salverebbe il mondo non l'ho ancora in tasca. Ma forse domani o dopodomani, ma
Proviamo di pensarci un po' a questo problema. Che manca all'Europa? L'Europa è nella mondializzazione, ma aritmeticamente, come l'Europa è più grande per definizione che i paesi che sono membri dell'Europa, è più chiusa che ogni paese membro, chiusa vis-à-vis l'estero. Più si estende la zona geografica, più la zona geografica è chiusa. Questo è un risultato aritmetico. Per esempio, se considero l'economia mondiale è totalmente chiusa. Non ha scambio con Mars o la Luna o Venus. Va bene? Dunque l'Europa non dipende molto del commercio mondiale. Dipende, ma in un modo molto minore dell'Italia o della Germania o della Francia. Il tasso di apertura dell'Europa è 15%, il tasso di apertura dell'Italia è quasi il 30%. Dunque si può fare delle politiche in Europa, ma bisogna avere una struttura che consente a fare politiche. Non ne abbiamo. Abbiamo costruito un sistema un po' bizarro, un sistema dove abbiamo un federalismo monetario e un confederalismo budgetario, che significa che è instabile e che significa che non è un sistema che consente di prendere delle decisioni velocemente. Allora, l'Europa ha provato di fare dei progetti e ha detto, programma di Lisboa, ma perché non siamo l'economia più intelligente del mondo? Ah sì, è vero, perché? Una cosa sarebbe interessante, no? Fare l'economia del sapere la più competitiva del mondo. E hanno raggiunto una parola ma veramente in piccolo, come si fa nei contratti. La condizione è che non deve costare un centesimo all'Europa. Dunque hanno definito un obiettivo senza strumento. Quando si definisce un obiettivo senza strumento, non si va mai a riuscire a raggiungere questo obiettivo. Io vorrei essere dottore in medicina, va bene, ma ho bisogno di studiare per esserlo. Se non studio, no, è solamente un sogno. E vediamo in questa crisi che questo tipo di politica diventa una politica, un fattore strutturale, perché siamo in una situazione di crisi. Un filosofo francese diceva che c'è una crisi quando una contrainte, come si dice contrainte, un obbligo di decisione si pone in un contesto dove non si può prendere decisione. E questa è l'Europa. Crisi, obbligo di decisione e non si può prendere decisione. E perché non si può prendere decisione? Perché bisogna l'unanimità. Io direi che ho la ricetta per risolvere la crisi in cui siamo.
Sì, la prima cosa è che se siamo un'unione, questo significa in italiano, in francese, in inglese, anche in tedesco, un'unione significa che siamo solidari, no? Altrimenti non siamo un'unione. Dunque, primo passo alla solidarietà budgetaria. Le agenzie di notazione vanno a casa, se diciamo questo. Sì, sì. Chiudono porte, se diciamo questo. Ci sarebbero altri disoccupati. La seconda è esattamente. Non mi fare una disoccupazione che non diciamo non è. Va bene. Secondo elemento è che abbiamo bisogno, abbiamo di costruire un futuro, abbiamo dei giovani, hanno bisogno di un futuro, noi il futuro è dietro di noi, abbiamo bisogno di costruire un futuro. Come si fa per costruire un futuro? Che è l'atto fondatore della costruzione del futuro, è l'investimento. E non investimento, non c'è più investimento. Perché non c'è più investimento? Perché per le imprese è chiaro, non si sa dove l'economia va, ma per gli stati non è chiaro perché non c'è più investimento. Perché abbiamo tante bisogni che non sono soddisfatti. Abbiamo bisogno di avere un vero sistema di educazione all'altezza della nostra ricchezza, un sistema universitario all'altezza della nostra ricchezza, ma abbiamo anche bisogno di avere un sistema di infrastrutture che funziona. Io ho capito che non si poteva andare direttamente da Roma a Berlino. Non ho potuto. Come mai l'Europa non c'è, non ha un'infrastruttura che consente di mettere in legame diretta le capitali? Come si può pensare che un sistema di questo genere può funzionare se non facciamo un sforzo molto importante sulle infrastrutture, almeno di trasporto a livello europeo? Sappiamo anche che abbiamo davanti a noi il problema dell'ambiente, il problema dell'energia. Perché non prendiamo questo problema sul serio e perché non decidiamo di andare ancora più veloce degli altri? Perché tutti cercano la soluzione a questo problema. In Cina, in America, dappertutto. Ma noi abbiamo un vantaggio, che è la diversità delle nostre scelte in Europa. E io avevo proposto di creare la comunità europea dell'ambiente, dell'energia e della ricerca. Perché se c'è una cosa che sappiamo fare, sono le comunità. L'Europa è nata dalla comunità del carbone e dell'acciaio. Questa era un'idea geniale, geniale. Questa comunità sembrava come una cosa tecnica, no, ma era una cosa fondamentalmente politica. Abbiamo messo in comune i mezzi di fare la guerra. Dunque era un atto politico enorme. Adesso c'è un atto politico da fare sull'ambiente, sull'energia, perché sappiamo che questo sarà il modo di evitare la prossima guerra. Perché l'energia va a diventare di più in più rara. Il cambiamento climatico sarà una cosa che può anche essere negativa per noi. Lo è già per altri paesi. Dunque siamo al limite dell'accettabilità della situazione dove siamo. Abbiamo questo.
questa possibilità. Abbiamo un mercato mondiale, perché se noi inventiamo le nuove tecnologie dell'energia e dell'ambiente, il mercato è mondiale. I cinesi venirebbe da noi per comprare tutto. Vabbè, ecco le mie ricette miracole. Quindi diciamo, per riassumere... Bisogna avere un governo d'Europa. È una scala europea comunque che lei... Sì, perché bisogna avere qualche cosa dove si parla seriamente, certo. Non qualche cosa dove si prende decisione all'unanimità. Non ho mai sentito una democrazia che funziona all'unanimità. Forse l'avete incontrato, ma non esiste. Una democrazia che funziona all'unanimità significa che è una democrazia composta di dittatori, perché ognuno ha il diritto di veto. Dunque è una cosa totalmente sbagliata. Due cose finali veloci. La prima è, anzi gliele dico tutte insieme, la prima è, tornando un attimo a bomba sul tema del lavoro, in Italia, non solo in Italia ovviamente, penso anche alla Grecia per esempio, o anche in parte alla Spagna, però certamente in Italia c'è una marea di lavoro nero. Allora, il lavoro nero come impatta da un lato sulle politiche del lavoro e dall'altro anche come rende difficile e sporca in qualche modo le statistiche, perché spesso, non so, prendiamo il meridione d'Italia, se noi guardiamo le statistiche, 30% di disoccupazione, 25% di disoccupazione media, 40% giovanile, se fosse una disoccupazione davvero reale ci sarebbe probabilmente la guerra civile. Quindi questo poi è anche un difetto per il legislatore, che non è in grado di, fermandosi semplicemente alle statistiche plastiche, non è in grado di probabilmente mettere in campo anche azioni davvero, davvero efficaci. Cioè, io ho l'impressione che non sia solo un problema statistico il lavoro nero, sia un problema che poi, come dire, innerva tutta la situazione e la complessità che abbiamo davanti, è davvero così. E l'ultima cosa invece era questo, non so se ci sono qualche ragazzo giovane c'è, giovane intendo ventenne, in platea, ecco, domani c'è la manifestazione dei cosiddetti indignados a Roma, ci sono alcuni temono anche problemi di ordine pubblico. Ecco, se lei ne dovesse incontrare uno, cosa le direbbe? Cioè, cosa direbbe un ragazzo europeo, un ragazzo italiano, quindi europeo, di 15, 18, 20 anni che studia, fa fatica, al netto magari delle manifestazioni un pochino ruspanti che ci saranno domani nei prossimi giorni, però penso che ci sia un disagio vero. Lei cosa le direbbe a questo ragazzo? Due domande. La prima è il lavoro nero. Sì. Se il lavoro è nero, è nero. Quella significa che non so, è oscuro, non si sa. Si fa delle stime, ma vale quello che valgono. No. Il lavoro nero consente a qualche di non morire di fame. Ma il lavoro nero è nella società un elemento di dislocazione, perché significa che una parte della società non contribuisce alla costruzione dei beni pubblici tramite la tassazione, e dunque è una cosa che non posso considerare come una cosa buona. Sicuramente nelle circostanze dove non c'è altre possibilità la gente deve farlo, perché non ha scelta. Lo fa perché non ha scelta, ma direi che non è la soluzione alla crisi che abbiamo. La soluzione alla crisi che abbiamo è al contrario di avere un contratto sociale chiaro, dove la gente è felice di partecipare e dunque partecipa anche con le tasse e i benefici che ha del sistema pubblico di scuola, di sanità, eccetera, eccetera. Su quello che direbbe un giovane,
E capisco la sua rivolta oggi. E credo che hanno ragione, che i giovani devono fare di nuovo della politica, perché non l'hanno fatto da un po' di tempo già, non l'hanno più fatto, hanno creduto veramente quello che dicevano, che solamente il denaro conta. No, la cosa pubblica conta, bisogna fare rientrare nella politica. Dunque questo, in questo movimento mi piace molto. Credo anche che loro sono in prima linea, perché abbiamo visto che sono quelli che sono i lasciati per conti della situazione contratti attuale. Precari di lavoro. Per tutto questo, per gli studi che fanno fatica a fare ma che non gli danno niente, nessun vantaggio. Uno che ha una diploma e che cerca un lavoro, va bene. Dunque, in un modo, come si dice, on s'est moqué d'eux, ci siamo. Le abbiamo preso in giro, in un modo. Dunque hanno ragione di indignarsi, di portare il problema sulla piazza pubblica, dunque sulla politica. Ma, ecco, direi questo, ma se lei mi chiede quello che devo dire a un giovane adesso, per in un modo individuale, che tipo di carriera lui dovrebbe scegliere, che tipo di studi lui dovrebbe fare, io gli dirò la risposta che ho sempre dato da almeno 10 anni, perché io quando mi sbaglio in modo coerente, che di cercare di fare degli studi che consentono di essere o un addetto in un'impresa o il suo proprio padrone. Così quando vede il mondo, l'evoluzione del mondo, capirà quale sarebbe la migliore strategia. Perché in certe situazioni non è bene di essere nel salariato, in altre situazioni può essere interessante, ma bisogna avere questa scelta. Ci sono poche, poche diploma che consentono questo, ma ci sono, e ci sono, e sono valutati dalla società. Medicina, avvocato, ragioniere, tutto quello. Dunque, a livello globale, io direi ai giovani: fate della politica. Troppo tempo l'avete lasciato perdere. Adesso fate politica. Ai giovani bisogna lasciare la possibilità di essere il suo proprio patrone. Perfetto. Ecco. Grazie professore. Grazie professore, grazie a Marco Alfieri, penso a nome di tutto il pubblico, per la chiarezza delle cose che ha detto, tutte interessantissime. È il momento del pubblico, quindi vi raccomando di essere sintetici, perché il pubblico di Segnavie ha sempre tante cose da dire, ma cerchiamo di essere sintetici. Ci sono i microfoni che stanno girando. Rompo il ghiaccio io con la prima domanda che ci arriva via internet sul sito di Segnavie, che è questa. Ci scrive Alessandra di avere un suo giudizio rispetto alla manovra economica italiana. Cosa ne pensa e se avrebbe suggerito qualcosa di diverso? Domanda impegnativa. Intanto
Pensiamo poi a chi farà la seconda domanda. Prego. È una bella domanda. Anche perché bisognerebbe capire quale manovra poi delle tante che si sono... No, supponiamo che ho capito che quella manovra che si parla è quella manovra grossa di grande austerità. Dovrebbe. No, supponiamo che ho capito questo e che si fa. E allora direi che il problema è che non è una scelta del governo, non è una scelta della popolazione italiana, è un obbligo che è stato messo sull'Italia dall'Unione Europea e dai mercati, anche dalle agenzie di notazione. E questo è la conseguenza del fatto che siamo sulla tutela dei mercati. Quando voi pensate a questo, come mai? È buffo. Abbiamo visto che i mercati si sbagliano sempre. Hanno fatto la crisi la più grave che abbiamo conosciuto dagli anni 30, nel 2008. Hanno valutato Lehman Brothers la tripla la vigilia della, del fallimento. Hanno valutato i titoli strutturati da triple A e hanno rovinato tanti risparmiatori. E adesso siamo sulla tutela di quelli che non sanno che fanno. Come mai accettiamo questo? Perché se si sono sbagliato a questo punto prima, c'è la possibilità che si sbagliano a un livello ancora più grande per noi. E allora andiamo sul muro. Dunque, io non ho grande simpatia per le politiche di austerità. Per quella... particolarmente no, perché una politica su tutela dei mercati, una politica non scelta, una politica sull'obbligo fatto dalla Commissione, dalla lettera della BCE e altro. Perché quello che temo è che la generalizzazione dei programmi di austerità in Europa va a fare perdere all'Europa un decennio. Parleremo di un decennio perso. Abbiamo perso già 4 anni. Ma da dove va a venire la crescita in Europa? Se l'Italia fa l'austerità, la Francia l'austerità, Germania l'austerità, la Spagna l'austerità, l'Inghilterra l'austerità. Da dove va a venire la crescita? C'è una disuguaglianza enorme. Un aumento della disuguaglianza, un aumento della precarietà, da dove va a venire la crescita? Come andiamo a risolvere i problemi che abbiamo visto? I problemi dei giovani, i problemi dei meno giovani, i problemi della dignità della gente, i problemi dei ceti medi della popolazione, come andiamo? Delle politiche di austerità generalizzate, e questo è un sbaglio. Io direi che oggi vediamo in movimento il paradosso: l'Europa fa un piano di austerità che gli farà del male, ma farà anche del male agli altri paesi. Al momento dove gli Stati Uniti pensano a fare un piano di rilancio, molto forte. Allora che gli Stati Uniti hanno un debito pubblico più alto di quello europeo e un disavanzo pubblico uguale al doppio della media europea. Come mai? Davanti alle stesse situazioni facciamo delle reazioni
così differente. Dunque ecco come valuterà. Non parlo delle misure specifiche, io vedo e quello come persona attaccata alla democrazia mi fa male di vedere un governo fare una politica alla quale lui stesso non crede. E vedo questo in Italia, vedo questo in Spagna, vedo questo in Francia, vedo questo. No, solamente il Regno Unito crede nella politica che fa. Grazie professore, siamo pronti con le vostre domande. Da dove chi alza la mano, da dove cominciamo? Qui abbiamo un signore, poi andiamo in centro, in fondo. Magari ne raccogliamo, professore, raccogliamo più di una domanda, è d'accordo? Facciamo più di una domanda insieme, prego. Ci può spiegare qualcosa a proposito del prestito forzoso, che è un'idea geniale, si parla solo di patrimoniale in Italia. Del prestito forzoso, invece, quasi si tace. Grazie. La ringrazio, professore. Grazie a lei per la sinteticità. Lì, ecco, lì abbiamo al centro, in fondo, ci sono due signori, poi qui a destra. Ne prendiamo quattro intanto. Ecco, perfetto. Volevo chiedere qualcosa riguardo alla globalizzazione, che non mi sembra stata toccata. È chiaro che la delocalizzazione delle forze lavoro all'estero, soprattutto paesi dell'ex est europeo, paesi dell'estremo oriente, porta a un aumento della disoccupazione locale in Europa. Come si può rendere di nuovo appetibile agli imprenditori europei, locali, il mercato del lavoro nostro, diciamo, senza andare a mortificare il lavoratore, senza, cioè, lasciandogli un livello di benessere accettabile? Grazie. C'era qui a destra, alla mia destra, alla vostra, la signora? Sì, avevo visto una mano che si alzava lì. Grazie. Sì, il problema dell'aumento delle disuguaglianze mette in discussione anche i principi delle democrazie, e questo è un rischio gravissimo che stiamo correndo tutti, perché ci stiamo anche sedendo su questa accettazione passiva. Forse i giovani anche in questo ci danno un segnale. Grazie, e finiamo qui il primo giro. Volevo chiedere, sì, sono qua. Non crede che la crescita venga a mancare per il costo troppo alto del petrolio, visto che l'ultima crescita che c'è stata dopo la crisi del Nasdaq nel 2003, il petrolio era sotto i $30 e a $100 praticamente non c'è mai stato in Europa. Grazie, possiamo fermarci qui. Ok. Grazie per la sua valutazione positiva del prestito forzoso. Era una proposta che avevo fatto per risolvere il problema dell'Italia se doveva peggiorare, perché si contemplava l'idea di modificare il sistema fiscale e di mettere una patrimoniale. Io temo le modifiche del sistema fiscale che sono fatte sulla pressione della congiuntura, soprattutto in Europa, dove c'è come sistema la concorrenza fiscale. Significa che quando si modifica un sistema fiscale nazionale non si sa valutare le conseguenze, perché dipende delle esternalità sulle altre, perché se, per esempio, se mettiamo un imposto sulla fortuna in Francia, sappiamo che ci sarà un quartiere francese a Bruxelles, lo sappiamo, e c'è. Dunque non si fa. Per fare questo bisogna o avere una coordinazione europea, e dunque qui si può fare una vera riforma fiscale, ma il campo della coordinazione
non è il tempo dell'azione. Oggi se abbiamo un problema bisogna agire velocemente. In Italia non abbiamo difficoltà a agire velocemente, perché l'Italia è un paese molto ricco. Voi forse non sapete che l'Italia, in termini di patrimonio netto delle famiglie, è forse il paese più ricco di Europa. Le famiglie hanno 6 o 7 volte il reddito annuale come patrimonio. La Francia ha 5, che è il secondo. Ma anche gli italiani hanno un tasso di risparmio molto alto, 16%. Dunque, se abbiamo un problema, possiamo dire ai mercati di andare anche via, perché possiamo fare finanziare le cose dai nostri cittadini, facendo un prestito forzoso. Questo è stato fatto con grande vantaggio per i governi e per i cittadini, almeno 3 volte nella storia breve, una volta da Giscard d'Estaing, che era presidente della Francia, ma che aveva fatto un prestito forzoso troppo avvantaggioso per i cittadini, che hanno guadagnato un sacco di soldi. Una seconda volta dal primo governo della sinistra in Francia, governo Mauroy, nel 82, breve, era di 2 anni e non ha posto nessun problema. Una terza volta che sono in California, nel 2009, è stato fatto un prestito forzoso. Dunque, in America, dunque, non è una cosa comunista di cui parlo. Dunque, si può, se, come, e quello è la ragione perché io dico non c'è un problema di solvabilità in Italia. Non c'è. La gente è ricca, ha la possibilità di fare questo, e forse, e questo significa dire ai mercati: ma non abbiamo bisogno di voi. Non abbiamo bisogno di voi. Questo sarebbe una dichiarazione bellissima, io l'aspetto da un lungo tempo. La globalizzazione, la delocalizzazione, la disoccupazione, vabbè. È un problema molto difficile. Come gestire questo problema? Non posso essere, soprattutto tramite paesi che sono nella stessa Unione, non posso essere protezionisti. Non possiamo impedire questo. Non bisogna di essere naivo anche, no? Il problema è che se la delocalizzazione ha per causa una concorrenza fiscale, possiamo impedirla. Se una questione di costo del lavoro che fa che i paesi poveri hanno un costo del lavoro meno alto che i paesi ricchi, non possiamo fare niente. Non possiamo impedire di essere nel commercio internazionale i paesi poveri. Ma anche qui bisogna avere una situazione di una politica strutturale di ristrutturazione, di riadattazione, di reinvestimento nelle regioni dove si producono le delocalizzazioni. Dunque c'è una possibilità di fare fronte alla globalizzazione, perché bisogna sapere che quello che chiamiamo la globalizzazione è un oggetto non veramente definito.
confusiamo spesso la retorica della globalizzazione con la realtà della globalizzazione. La retorica della globalizzazione è che c'è un mercato mondiale unico, libero. La realtà della globalizzazione è che, dov'è questa globalizzazione? Perché il mondo, che lo sappia, è popolo, è popolato di stati-nazioni. Perché ci sono stati-nazioni se c'è un mercato mondiale? Che è la funzione degli stati-nazioni? La funzione degli stati-nazioni è di proteggere la propria popolazione. E dunque non c'è mai una tale cosa che il libero scambio. C'è sempre protezione delle nazioni. E i paesi che sono i più liberi fanno anche questa protezione. Parlo degli Stati Uniti. Vanno a mettere delle tasse doganali anche gli Stati Uniti. Dunque, bisogna contemplare questo senza naività. Bisogna avere una visione della competizione mondiale dove bisogna essere a armi uguali. Non bisogna essere naivi. Il protezionismo spesso è una questione di norme. Penso a un film con Sophia Loren, dove voleva portare della mortadella in America e non poteva, perché c'era una norma medicinale, no? Su questo. Non è una cosa di protezionismo, ma si può fare del protezionismo in questo modo, non necessariamente in un modo aperto. E abbiamo bisogno di proteggere la popolazione. Se i stati non possono proteggere la popolazione, a che servono? Quanto tempo vanno a durare? Se dicono, guardate, noi sappiamo che voi siete nell'infelicità, ma c'è niente che possiamo fare per voi. Non saranno più rieletto, almeno lo spero. Sulla disuguaglianza, sì, è vero, la disuguaglianza è una cosa che ha degli effetti perversi sia sull'economia, credo io che è l'una delle cose più principali della crisi finanziaria, ma anche sulla democrazia. Perché la democrazia è un compromesso tra due principi contraddittori. Da un lato c'è il principio del mercato, un euro, una voce, un voto. Un euro, un voto. E dall'altro c'è il principio della democrazia, una persona, un voto. Uno è un principio di uguaglianza, uno è un principio di disuguaglianza. Se vogliamo vivere in questo mondo dove c'è democrazia e mercato, bisogna che si fa un compromesso permanente tra il principio della democrazia e il principio del mercato. Altrimenti sia il mercato sparisce, sia la democrazia sparisce. E dunque l'aumento universale della disuguaglianza, come l'ho mostrato nel grafico che voi avete visto, questo aumento universale della disuguaglianza pone il problema politico della democrazia in un modo molto forte. E la ragione perché io sono contento che i giovani vanno a rifare della politica anche nelle democrazie. Costo del petrolio, il costo del petrolio mi dà noia anche a me.
Questo del petrolio ha una conseguenza doppia. Il primo è di aumentare il prezzo dei prodotti che dipendono dal prezzo del petrolio, ma qui l'abbiamo diminuito dalla crisi, la prima crisi petrolifera del 73, abbiamo imparato a diminuire la dipendenza tra il prezzo del petrolio e il prezzo dei beni. Ma per il riscaldamento delle case, per le macchine, per il trasporto individuale, il prezzo del petrolio è molto importante. Uno dei problemi che pone l'aumento del prezzo, il prezzo alto del petrolio, è che aumenta la disuguaglianza. Perché aumenta la disuguaglianza? Perché per definizione il budget di riscaldamento e di trasporto delle famiglie è quasi una spesa obbligatoria. Se il reddito è basso e che questa spesa obbligatoria aumenta, significa che resta di meno per il resto. Ma quelli che sono ricchi, l'aumento del prezzo del petrolio, non si accorgono nemmeno, perché non sanno qual è il prezzo del petrolio. Non parlo per i ricchi, anche per l'errante del centro un po' alto, non sa il prezzo. Dunque partecipa all'aumento della disuguaglianza, e questo aumento della disuguaglianza ha un effetto sulla domanda. Perché se si diminuisce le altre componenti della domanda, perché si aumenta il prezzo del petrolio, allora le imprese che vendono gli altri prodotti saranno davanti a mercati che sono meno vivaci, e dunque faranno meno profitti e assumeranno meno lavoratori. Ecco. Se c'è ancora una o due domande velocissime, siamo proprio in chiusura. Arriva il microfono qua davanti. Pronto? Sintetico, mi raccomando. Se vuole, prego. Parlo così abbiamo. Prego, prego. Il problema è molto semplice. Dottor Fidusi, di quale va tutto il mio compiacimento per essere qui stasera, perché ha chiarito su un punto determinante, molto generico, sfruttato in maniera generica dai nostri politici. Quello che non si deve dire è che si va in pensione a 70 anni quando non si prendono le misure adeguate per accorciare i due gap tra i giovani e i cinquantenni. Lei, in una parola, ha chiarito una filosofia sul quale se ne parla già dagli anni 70, perché io stesso provengo dal mondo dell'intermediazione e la rappresento, e non si è fatto nulla, non si è ancora risolto. Seconda cosa, mi scusi, volevo prendere atto di questo. Seconda cosa, noi siamo un paese fortemente manifatturiero, soprattutto in quest'area del Triveneto, e sappiamo benissimo, forse lei me lo potrà confermare oppure no, che non vinceremo mai la sfida tramite il manifatturiero di prima necessità, con prodotti di prima necessità, rispetto ai paesi emergenti come la Cina e via di seguito. Per cui la nostra salvezza è una maggiore specializzazione, prodotti più qualificati, e spostare una parte del manifatturiero verso industria dei servizi o commercio dei servizi. Io lo pongo per
perché mi pare un problema reale e lei venendo magari da un altro paese giustamente ce l'ha, però sta giustamente nelle generali. Forse l'ultima cosa, lei ha lanciato un messaggio positivo verso i giovani. A me viene in mente una cosa, le liberalizzazioni possono, le cosiddette liberalizzazioni in armonia con la direttiva europea, possono aiutare soprattutto i giovani che hanno studiato avvocato, farmacia, notai e quant'altro, che questo può essere un veicolo di occupazione, di abbassamento dei costi attuali verso delle lobby che sono anche in Parlamento e hanno bloccato anche recentemente le liberalizzazioni. Cioè noi abbiamo una liberalizzazione a metà che è soprattutto sulle classi più deboli. Ecco, siccome lei lanciava l'idea delle imprese singole, grazie. Io dico una politica nazionale che possa aiutare i giovani significa anche questo, cioè fare un qualcosa perché i giovani possano trovare sbocco. E grazie, ci sono grazie, la fermiamo perché ci sono altre domande, grazie. Scusi, ma abbiamo detto... Ma siccome rappresento anche il mondo dell'intermediazione... Ma volentieri, ma sa che io ho fama di essere cattiva, però lasciata parlare anche troppo. Sentiamo, insomma, ci sono due signore qui davanti in fulmine. Mi dia la parola che io sto lo stesso, perché è come il posto. Se lei viene al posto segnato è portato e poi mi devo sedere dove trovo. No, dai, ha avuto il tempo di fare le sue considerazioni, grazie. E non facciamo polemiche inutili. No, infatti, facciamo parlare al signore. Stiamo sul contenuto, signora. Ma infatti... Perché questo è l'oggetto della serata. Grazie infinite. Non volevo essere scortese, volevo dare parola anche agli altri. Prego. Essere più sintetica, ho poca voce e tre mie considerazioni che vorrei che l'economista e dopo appunto commentasse. La prima è quella, largo ai giovani sicuramente e c'è una necessità che viene dal basso, però la mia prima considerazione è lasciare largo ai giovani un modo, un mio pensiero è 2-3 legislature e poi lasciare libere le poltrone. Questa è la mia, no, è una mia idea, non siamo, ci sono paesi che lo fanno, voglio dire, questa è una mia idea. La seconda considerazione è, io ho molti amici giovani, 25 anni, 26 anni, che non hanno lavoro, ne parlo, loro però non hanno la percezione vera della problematica, nel senso hanno la macchina, hanno il cellulare, hanno la casa dei genitori, non è successo quello che succede in Grecia, cioè non c'è un malcontento di fondo perché ci si appoggia ai soldi dei genitori, i mammoni famosi, ecco, mamboccioni, mammoni, ma perché c'è la possibilità, perché come ha detto lui giustamente l'Italia è un paese ricco, secondo me non c'è la vera percezione della gravità, perché a 25, 26, 27, 30 anni senza lavoro non sono preoccupati. Terza considerazione, io ho lavorato 10 anni fa in un'azienda media. Per chiedere una macchina digitale, un plotter, ho dovuto pregare in ginocchio, c'era la necessità, non si vedeva l'investimento. Già 10 anni fa potevano fare degli investimenti, non sono stati fatti. Io dico, perché adesso, quando noi italiani non abbiamo fatto gli investimenti, dovrebbero essere gli stranieri a investire nel nostro paese? Questa era una mia domanda. Grazie infinite. Chiudiamo con l'ultima... Eccola qua, chiudiamo. Facendo riferimento al legame tra benessere e lavoro, alcuni studi dimostrano che il benessere aumenta quando anche la componente femminile è ben introdotta nel mondo del lavoro. Lei pensa che sostenere seriamente l'inserimento delle donne nel mondo lavorativo dovrebbe far parte di una strategia di rilancio moderna o in un momento di crisi come questo è semplicemente la disoccupazione femminile un problema nel problema e quindi può aspettare tempi migliori per soluzioni concrete? Grazie. Wow. Sulla prima salve di domande...
Io direi che sono d'accordo. Come lei è d'accordo con me, io sono d'accordo con lei. Ma è vero, è vero.